Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi altro Get Ready With Me, mi trucco insieme a voi perché ho qualche altra novità, qualche altro prodotto che voglio provare insieme a voi di quelli che sono stati gli ultimi acquisti che vi ho mostrato nei video haul, piuttosto che regali di Natale, come la regina dello show di questo video di oggi, l'ultima mothership di Pat McGrath, la Utopian Dream, che mi sono fatta regalare per Natale. L'ho tanto attesa anche perché era andata sold out, ho dovuto aspettare il restock. È l'ultima mothership che mi è rimasta perché, come vi ho detto, le altre due mothership che avevo non le sfruttavo singolarmente come avrei immaginato, quindi ho preferito darle via. E adesso ho enormi aspettative verso di lei. Spero che questa veramente non mi deluda minimamente, ma non come qualità, perché gli ombretti di Pat mi piacciono tantissimo, ma anche come schema colori, insomma, come look che ci posso realizzare. Mi aspetto che sia appunto all'altezza delle mie aspettative, in modo che potrò sfruttarla come deve essere sfruttata una palette così costosa, perché altrimenti ha poco senso prenderle, secondo me. E poi andremo a provare altri prodotti che non sono proprio novità, ma lo sono per me perché non li ho ancora provati o li ho presi da poco, come questo blush di Tarte in questa colorazione per me nuova, l'illuminante di Mesauda Spotlight che avevo preso durante il Black Friday, devo ancora provarlo e mi incuriosisce tantissimo. Insomma, andiamo appunto a provare queste cose insieme. Come sempre, se il video vi piace, non dimenticate di lasciarmi un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di venirmi a trovare anche su Instagram, dove restiamo in contatto quotidianamente. Sono portata avanti con la base perché non avevo assolutamente delle novità in particolare da mostrarvi. Come vi ho detto, da un po' di tempo a questa parte, che ci sia qualche novità che voglio proprio provare, cerco di non aprire troppi prodotti in crema e liquidi perché devo smaltire alcuni di quelli che ho già, soprattutto di fondotinta, correttori e in particolare di fondotinta. Ultimamente ho fatto una cernita perché ero arrivata a un numero veramente esagerato che non aveva alcun senso, anche perché ho un solo viso, quindi da adesso in poi voglio veramente tenere solamente i fondotinta che mi piacciono, che appunto utilizzo volentieri per tutti i giorni, e magari cercare di essere anche un po' più selettiva nell'acquistarli rispetto all'anno scorso, ad esempio, dove c'è stato un momento che ho acquistato una miriade di fondotinta e adesso invece voglio cercare di essere appunto prima un attimo più ragionevole, vedere se quel fondotinta veramente poi può piacermi e corrispondere alle mie aspettative o alle mie esigenze, anche perché ultimamente veramente sto andando sempre di più verso fondotinta leggeri, lo sapete, con un finish radioso. Magari verso l'estate utilizzo qualcosa di un po' più opaco, però ormai i miei gusti sono sempre più difficili. Sarà che sto invecchiando, ma è veramente sempre più difficile che mi piaccia un fondotinta e che rispecchi quello che io cerco per la quotidianità. Comunque, facendo questa cernita, ho trovato questo fondotinta di Smashbox, lo Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation, che da quando avevo preso, avevo utilizzato una volta e oggi che l'ho riprovato so il perché. Non so il colore perché devo aver tolto l'etichetta. Comunque, questo è un fondotinta che io definirei cemento armato. Ha una consistenza pastosa, difficile tra l'altro proprio da stendere. È un prodotto che bisogna avere almeno 10 minuti per andare a stendere ed applicare per bene, perché veramente è difficoltoso, è veramente difficile applicarlo. Ne basta pochissimo, ma veramente pochissimo, perché ha una coprenza estrema. È veramente il fondotinta più full coverage che io abbia mai provato. E sì, vi cancella tutto, i connotati, i rossori, qualsiasi cosa, però sicuramente non è un fondotinta da tutti i giorni. Questo è un fondotinta per chi vuole avere una pelle apparentemente perfetta, magari per un'occasione o davanti a una camera, appunto, se magari lo fa per lavoro. Ma sinceramente, per una persona come me, un prodotto del genere non ha un valore aggiunto nella sua collezione, perché appunto è un prodotto che non so, forse utilizzerei forse una volta all'anno, ma in ogni caso ormai non mi vedo più con questo tipo di prodotti perché non mi interessa avere una coprenza altissima, non mi interessa che un fondotinta vada a cancellare tutto. E poi dal vivo però si vede comunque che si ha su del prodotto. Preferisco qualcosa di molto più leggero e invisibile, che si veda qualche imperfezione,
ma molto più naturale, quindi non ha un fondotinta che rimarrà con me. Poi ho utilizzato come correttore quello di Too Faced, il Multi-Use Sculpting Concealer, questo io lo amo follemente. Non è del genere correttore luminoso, idratante, effetto seconda pelle che mi piace utilizzare anche lì normalmente, però questo lo apprezzo comunque tantissimo perché pur avendo un finish più opaco non mi segna assolutamente, resta lì, non si sposta, non si infila nelle linee di espressione, ha un'ottima coprenza, quindi anche se magari un giorno ho il contorno occhio un po' più stanco del solito, un'occhiaia un po' più accentuata, di solito non ce l'ho molto visibile, questo è perfetto, leviga la zona, insomma comunque è molto bello, lo utilizzo volentieri e non rimane sul mio contorno occhi comunque un pastone e poi questo è perfetto. Anche se si hanno delle imperfezioni, quindi se metto un fondotinta molto leggero come faccio io normalmente, posso poi andare con lui per coprire qualche imperfezione. Tra l'altro, ho la mini size nella tonalità Snow che mi sta durando da tantissimo. E poi ho fatto un po' di contouring e bronzer con il Tantour Duda Beauty nella tonalità Fair, anche questo è un prodotto che amo follemente da tanto, quindi queste sono delle riconferme. Adesso io passerei direttamente al look occhi prima di mettere il blush e l'illuminante. Qui abbiamo la nostra ultima mothership di Pat McGrath, questa è la scatola esterna, fatta come sempre, con questo disegno un po' futuristico che non so, non mi fa particolarmente impazzire, però è oggettivamente molto bello il pack esterno delle palette di Pat. E qui abbiamo il nostro patacone enorme delle mothership di Pat, sicuramente molto elegante, molto imponente e importante. E questi sono i 10 ombretti che compongono la palette. Adesso con questo gioco di luci non so se riesco a farvi rendere al meglio queste due tonalità che sembrano virare, questa ovviamente al viola, questa più al rosa. È sempre una palette, una mothership sulle tonalità rosa come la 7 e la 8, ma per i miei gusti, avendo avuto anche le altre due, devo dire che questa da subito, come schema colore, è quella che mi ha colpito di più e che penso possa piacermi di più e che potrei sfruttare di più, anche per quanto riguarda la parte delle texture normali di matte shimmer. La 7 aveva delle tonalità malva talmente fredde che erano quasi un po' grigie e per quanto io ami tendenzialmente i toni freddi, non mi piacciono se hanno una componente quasi grigia, talmente fredda da essere quasi grigia perché non so, non me le vedo particolarmente bene. Piuttosto allora preferisco un rosa caldo. E questa secondo me può essere un buon compromesso. Poi abbiamo la solita cialda dorata che ormai è una caratteristica fissa delle palette di Pat McGrath. Quindi, come schema colori, per quanto mi riguarda, promette bene. Quindi io direi assolutamente di iniziare da questo colore di transizione, che è anche qui un rosa freddo chiaro, però non mi sembra così freddo come quello della Mothership 7. E tra l'altro andremo a utilizzare sicuramente queste due texture speciali che ho sentito dire che sono le texture speciali più belle che si siano mai viste nelle palette di Pat McGrath. E sì, vedo da subito che questo colore invece è molto bello come tonalità di malva rosa di transizione, non è assolutamente quasi grigiastro come appunto l'altro della Mothership 7 e su di me sta decisamente meglio. Gli ombretti di Pat hanno sempre una base colore da subito bella intensa, però si sfumano benissimo, quindi sono comunque facili da lavorare. Wow, questo colore mi piace già da impazzire. Come primer al di sotto ho utilizzato il correttore di Too Faced, che appunto è multiuso ed è perfetto anche come correttore. E questo colore lo porto direttamente anche nella parte inferiore, nella rima infraccigliare inferiore. Per il momento sembra solo che abbia due lividi sugli occhi, ma non sarà così, almeno spero il risultato finale. Passiamo adesso a questo colore opaco marrone più scuro, con cui andiamo a intensificare l'angolo esterno.
riprendo poi il colore precedente e sfumo il tutto e la tonalità opaca scura la porto anche nella rima infraccigliare, sempre nella parte più esterna. Ma adesso passiamo per forza alle texture speciali e iniziamo da questo colore lilla viola. Mamma mia, che bello! Vediamo adesso sugli occhi se è così sensazionale come avevo visto, come mi era apparso dai video. Mamma mia, ma questa è una colata di luce. E direi che andiamo col mignolino nell'angolo. E anche nel punto in cui si incontrano questi due ombretti. No, vabbè, aspettate, se vado un po' al di sopra con questo, secondo me, creiamo un qualcosa di unico e spaziale. E voglio dare un tocco di luce anche nella rima inferiore, andando con la cialda lilla. Comunque devo dire che sono bellissime queste due texture speciali, ma questa è veramente qualcosa di unico, mi ha letteralmente sconvolta. Infatti anche di qua alla fine vedete un po' smorzato il viola perché la luce che dà questo ombretto è veramente qualcosa di unico, quindi vado a tamponare al di sopra con questo colore perché non lo so, ne sono folgorata. Ho terminato il look che mi piace molto, anche se adesso finiamo di dare un po' di vitalità anche alle guance perché altrimenti rimango un po' smorta. Ho solamente aggiunto un tocco di colore anche con questo opaco, che non so perché non avevo utilizzato, ma secondo me dà quel tocco di colore in più che ci sta bene. La palette devo dire che come qualità mi è piaciuta tantissimo, gli opachi, tre opachi sono meravigliosi, dovrò provare i tre shimmer classici e queste due texture speciali sono pazzesche, combinate insieme poi secondo me sono meravigliose. Adesso non so se riesco a rendere tutti i giochi di colore tra il lilla, tra il viola, il rosa e questo colore chiaro, perché questo appunto va dal rosa, bianco, insomma, è sia appunto luce che per dare intensità e luminosità agli ombretti pazzesco. E questo viola è bellissimo, però appunto trovo che abbinato a lui dia ancora di più. Questo è veramente il colore, secondo me, sovrano di questa palette. Mi manca ovviamente da provare qualche cialda, ma diciamo che ho utilizzato comunque le tonalità che sento in assoluto più nelle mie corde. E questo look mi piace tantissimo e che belli veramente questi ombretti, queste texture speciali. Ma passiamo adesso un attimo al blush perché voglio dare vitalità al tutto e voglio utilizzare questo blush di Tarte. Ho già utilizzato, ho avuto un blush di Tarte, solamente che era in una tonalità che non mi faceva particolarmente impazzire, ma la texture l'avevo trovata splendida e quindi ho voluto acquistare il quando è arrivato Tarte da Sephora, il colore Blushing Bride, che invece sento molto nelle mie corde perché ha questa tonalità rosata, che tra l'altro secondo me dovrebbe stare particolarmente bene anche con il look di oggi. E quindi andiamo anche con il blush. Mi piace da impazzire veramente la texture dei blush di Tarte, sono blush opachi che io trovo quasi levigati sulla pelle, si sfumano, che è una cosa meravigliosa. Secondo me la loro fama è assolutamente meritata. Questo colore è assolutamente perfetto col look di oggi, ok, sto esagerando. Che bello questo colore! Ci sto facendo il bagno perché mi piace da impazzire e lo trovo assolutamente perfetto per i toni proprio del look occhi. Meraviglioso, veramente questo colore perché è un rosa acceso al punto giusto, poi non è pigmentatissimo da subito, io ho caricato abbastanza, ma si gestisce molto bene ed è una tonalità anche
di rosa fredda, non freddissima, insomma, è meraviglioso. È veramente stupendo questo colore. Ci rimane solamente l'illuminante, questo spotlight di Mesauda. Ho sentito parlare benissimo di questi illuminanti, ho pensato che potessero rispecchiare il mio gusto per quanto riguarda gli illuminanti, sapete che sono diventata difficilissima. La cialda è stupenda e sembra effettivamente un illuminante da un trito molto sottile, senza glitter, senza brillantini. Dallo swatch anche mi era sembrato stupendo, quindi non ci resta che applicarlo e vediamo com'è ed è già meraviglioso. Tra l'altro, vedo subito una texture molto sottile, fondente con la pelle. Questa, tra l'altro, è la tonalità 201. Ha una luminosità bella intensa da subito. Bello. Questo è proprio il genere di illuminante che piace a me e in più comunque può soddisfare anche le esigenze di chi vuole un illuminante che si faccia comunque un po' notare senza però avere l'effetto striscia, l'effetto glitter, brillantini. Bello bello e non va a evidenziare particolarmente la grana della pelle. È veramente sottile. Vorrei terminare sempre con Pat McGrath utilizzando questo rossetto in una tonalità che ho preso proprio ultimamente con gli sconti dei rossetti a 16 euro. È sempre un matte trans lipstick, quindi la formulazione so che mi piace moltissimo nella tonalità Executive Realness, che è questo colore rosa. Vediamo se ci sta bene, se non è troppo rosa, insomma, vediamo un po' com'è questo colore perché non l'ho ancora mai provato. Con il look terminato, il rossetto alla fine si è rivelato un colore ciclamino, è stupendo, è una tonalità che io amo follemente, poi in primavera questi colori mi fanno impazzire, è un colore acceso ma sta molto bene con le tonalità anche del look occhi. Cosa vogliamo dire a questi ombretti? Direi che la luce che emanano dice tutto da sola e vi assicuro che dal vivo poi si colgono dei giochi di colore, dei riflessi che non riuscite benissimo a vedere in camera, ma penso si possa comunque comprendere che livello di luminosità e di meraviglia sono veramente questi colori. Ne sono completamente folgorata. Più li guardo e più sono innamorata veramente di questi ombretti, quindi sono felicissima di avere anche questa mothership che decisamente mi soddisfa più delle altre due. Il blush di Tarte è stupenderrimo, non esiste la parola, ma descrive perfettamente anche quanto mi piaccia questo blush. Sapevo già che la polvere era meravigliosa, ma il colore è proprio mio. Anche l'illuminante di Mesauda è assolutamente perfetto. Non so come descriverlo, ma veramente questo fondotinta è tanto troppo, è veramente tutto troppo. Ho terminato, spero che il video vi abbia fatto compagnia. Fatemi sapere come vi sono sembrati questi prodotti. Io continuo a guardare questi meravigliosi ombretti. Se volete, ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!